tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come creare un impianto d'allarme in modo molto semplice. Per creare l'impianto d'allarme avremo bisogno di un relè manostabile che funzioni alla tensione con cui vogliamo far funzionare il nostro allarme, in questo caso 5 volt, un buzzer, un interruttore e un fine corsa con contatto normalmente chiuso che monteremo sulla finestra o sulla porta sulla quale vogliamo mettere l'allarme. Questo è lo schema elettrico che seguirò per la costruzione dell'allarme. Una particolarità di questo allarme è che si può alimentare batteria e finché l'allarme non suonerà, non consumerà batteria. In questo caso, utilizzando un relè da 5 volt, possiamo alimentare il circuito con 3 batterie stilo da 1,5 volt in serie. Volendo, possiamo collegare insieme al buzzer un LED con resistenza da 330 ohm per segnalare lo stato dell'allarme. Dopo questa breve spiegazione, iniziamo a costruire l'allarme. Thank you.
l'allarme finito. Se accendo l'interruttore e lascio il fine corsa, l'allarme inizierà a suonare e si fermerà solo quando spegnerò l'interruttore. Ora montiamo il fine corsa sulla porta per vedere meglio il funzionamento dell'allarme. Allora, se accendo l'interruttore e apro la porta, l'allarme inizia a suonare e anche se richiudo la porta, continua a suonare finché non spengo l'interruttore. Spero che questo video sia stato utile, se avete dubbi scrivetemelo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Ciao!